dice che questo pianeta sia stato creato come un pianeta scuola, cioè che qui le anime possono venire, imparare delle cose e quando hanno imparato la loro lezione andare via. Ciò che imparano qui è imparano a prendere coscienza, cioè immaginiamo che fuori di qua, quassù, l'anima è dentro l'unità. Dentro l'unità sta bene, ma non è consapevole. Allora è come se un giorno il padre, il reggitore dell'universo, avesse detto a qualcuno, a qualche suo collaboratore: sentite, visto che queste anime sono bellissime, ma non sono consapevoli di loro, sono nell'oblio, nel nulla, sono nel giardino dell'Eden, cacciamole dal giardino dell'Eden, le facciamo andare in un posto, in un pianeta, dove possano conoscere la dualità, dove illusoriamente si credano separati dall'universo, quindi acquisiscano conoscenza e da questa conoscenza riescono a ricavare l'autocoscienza, cioè diventino coscienti di esserci, quello che siamo noi in questo momento. Siete seduti lì e siete coscienti di esserci quando non dormite. Quando siete svegli, cioè avete fatto il lavoro per cui è venuta la vostra anima. Quindi, visto che qua non c'era questo qualcosa, costruiamo un pianeta e chiama un po' di collaboratori. Serve uno che crei questa luce della coscienza. E qui, vieni qua Lucifero, che ti faccio costruire. Già voi avete capito che va a finire male, però non è detto. Allora non si sapeva. Ha preso quello che era il migliore, gli ha detto: vieni qua con un po' dei tuoi angeli, c'è tutta una gerarchia angelica, costruite un posto con proprio con i vari corpi, una matrice, un matrix, andate in quel posto lì, lo preparate bene, le anime entreranno, si sentiranno separate dal resto, dimenticheranno di essere parti del divino e quindi prenderanno coscienza in questo mondo. E Lucifero: bene, ci penso io, faccio tutto io. Insieme, questi che erano angeli, in realtà sono gli angeli, sono i collaboratori di Dio, vanno a costruire questo ambiente e prendono proprio dai loro corpi. Un angelo è in realtà una vera e propria forza, adesso qui sarebbe un discorso più lungo, però è una vera e propria forza, la forza della dualità è come la forza di gravità, come le grandi forze, le grandi leggi dell'universo, vengono rappresentate poi da questi deva, da un deva, cioè da un angelo. Un angelo è la rappresentazione di una forza, la capacità di esprimere una forza nella materia, cioè Dio utilizza un angelo perché esprime una parte della sua volontà, cioè esprime una sua forza. Quindi voglio creare la dualità, ci saranno degli angeli che sono in grado di produrre la dualità. Per produrre questa dualità utilizzano proprio ciò che loro stessi sono. Lo so che per noi è difficile immaginarlo, però dovresti immaginare qualcuno che crea un pianeta partendo dal suo corpo. Un angelo crea un pianeta utilizzando la sua materia. Hanno proprio utilizzato materia per creare, poi io la sto facendo breve, la sto raccontando come favola, poi non so cosa hanno creato, tutto l'universo, il sistema solare, non so. Comunque sono forze. Si è creato questo pianeta da queste forze della dualità. Le anime sono arrivate dentro, hanno iniziato tutto il loro percorso, effettivamente tutto funziona, perché se noi adesso siamo coscienti e ci facciamo domande circa Dio, è proprio grazie alla dualità, cioè proprio grazie al fatto che ci sentiamo separati uno dall'altro, ci sentiamo separati, ci facciamo la guerra, ma allo stesso tempo siamo consapevoli, la guerra è il prezzo da pagare. Però cos'è successo a un certo punto? Che questi esseri che hanno creato la dualità, hanno creato questo pianeta, a un certo punto si sono resi conto che, avendolo creato loro, ne avevano il controllo completo. Cioè, avendo io creato dal mio corpo i corpi del pianeta Terra, questa matrice, che è fatta di tre corpi, e visto che tutti gli uomini, quando entrano qui, si prendono questi tre corpi, fisico, emotivo e mentale, prendendoli dalla materia del pianeta, vuol dire che tutto il pianeta e tutti gli uomini sono fatti della nostra sostanza, dicono queste forze, che è così. Noi siamo fatti di dualità,
siamo fatti, che lo sappiate o meno, che la cosa possa disturbarvi o meno, di sostanza diabolica, di sostanza duale. La nostra mente è duale, noi entriamo qui dentro e siamo già dentro una mente che è diabolica. L'avete capito che la vostra mente è diabolica? Quando guardate qualcuno, subito lo classificate, mi sta antipatico o simpatico, bello o brutto, mi piace o non mi piace. Questa è la mente diabolica, semplicemente questa. Perché vorremmo picchiare qualcuno e qualcuno no? Questa è la mente diabolica. Qualcuno ci sta antipatico subito, questa è la mente diabolica. Se noi fossimo nell'uno, ameremmo tutti, giusto? Non è il nostro scopo. Il nostro scopo è tornare all'essenza. Se torno all'essenza, amo tutti, perché vedo tutti come parti di me. È fantastico. Nella mente diabolica e nelle emozioni diaboliche, questo mi piace, questo no. Questo è bello, questo fa schifo. Questo lo odio, questo mi sta simpatico. Quindi siamo fatti di questo materiale, automaticamente. Noi dividiamo tutto automaticamente. Se voi vi guardate mentre andate in giro per strada, chiunque osserviate, lo state classificando. Non solo con le persone che vengono presentate una sera, che subito lo classificate. Simpatico, antipatico, ho appena detto due o tre frasi, già, è dentro o fuori. Ma per strada le persone, a seconda di come si muovono, di come sono vestite, già le classifichiamo, tutte. Perché è una cosa che fa automaticamente la mente, quindi non c'è qualcosa, non c'è niente di cui sentirsi in colpa, cioè è normale, lo fanno i nostri involucri. Io non è che mi sento in colpa perché quando vedo due ragazze, una mi piace, una no, so che lo fa la mente, una vorrò conoscere, l'altra no, è la mia mente che lo fa. Io semplicemente prendo, ho la consapevolezza che sono quello che sta dentro, mentre la mente fa queste cose. Questa è la differenza. Se invece io sono completamente nella mente, effettivamente penso che quella ragazza vada bene e l'altra no. Mentre se sono nel centro, so bene che sono due cose perfette, le vedo come perfette, le vedo come perfette. Poi certo posso decidere una di parlarci e l'altra no, vabbè, quello è normale, non è che posso parlare con tutti. Però dall'interno io vedo due perfezioni. Mentre se io fossi solo nella mente, sarei diabolico, vedrei qualcuno da rifuggire e qualcuno invece da... qualcuno col quale riprodurmi magari, perché la mente diabolica pensa poi a questo, sopravvivenza, riproduzione. Lo scopo per cui è stato detto creato in mente duale è per rendere coscienti gli esseri umani, cioè per capire, per diventare intelligenti, per acquisire la consapevolezza di sé. Se io sono nella personalità, divido e agisco in base alla personalità. Se sono nell'uno, se sono nell'anima, l'anima agisce in base a ciò che serve evolutivamente in quel momento, che serve a sé e a quella persona in quel momento. Quindi è un modo di vedere diverso, agisce in base a, cioè l'anima non se ne frega più tanto di se stessa quanto degli altri, mentre la personalità in base a riproduzione, mi piace o non mi piace. Nel momento in cui questi esseri, stavamo dicendo, nel momento in cui questi esseri si accorgono che hanno la capacità, una capacità di dominio completa su questi piani, sui piani della personalità, cadono, la caduta degli angeli. Cosa vuol dire? Che si illudono di poter acquisire un potere totale sugli esseri umani, indipendentemente da quello che vuole il padre, da quello che vuole l'assoluto, Dio. E quindi cosa fanno? Si ribellano a chi è superiore a loro e dicono: noi vogliamo essere in grado di decidere noi quanto vivere e quando morire, vogliamo acquisire una separazione da te. Però nel momento in cui si separano dal principio generale, dal padre, loro dovrebbero morire, perché è un po' come quando noi decidiamo di tagliare la nostra corrente vitale dall'anima, cioè se ci separiamo dall'anima che succede? Moriamo. E allora cosa fanno per non morire? Usano quelli che stanno dentro Matrix. Usano le energie di coloro che stanno dentro Matrix. Usano le nostre energie per poter riuscire a sopravvivere. Questo è interessante perché? Perché non è una questione di cattiveria il fatto che determinate entità facciano di tutto perché ci sia la guerra, lo sfruttamento, le torture, i tagliamenti di testa sulla terra. Non è una questione di cattiveria, è una questione di sopravvivenza per loro. Da quel momento in cui hanno tagliato i ponti con ciò che era più alto, per loro è diventata questione di vita o di morte.
quindi o noi o loro. Il loro discorso è questo: non me ne frega niente se voi nelle guerre vi ammazzate a milioni, se voi non lo fate noi moriamo. Il diabolico muore se noi entriamo nella pace. In fondo vi sto dicendo, raccontate in un modo così fantasioso, le cose che si dicono in tutte le religioni da sempre, quindi un pensierino ce lo farei al fatto che questa favoletta può essere più o meno vera, perché in tutte le religioni si dice questa stessa cosa, che il diabolico si nutre delle nostre emozioni più basse, del nostro odio, e che quindi senza il nostro odio in un mondo di pace non ci sarebbe nemmeno il diavolo, non ci sarebbe l'aspetto più diabolico. Queste entità quindi fanno in modo che sulla Terra ci sia una situazione continua in cui si producono emozioni basse, cioè che tutti quanti vivono in un'illusione e producano sempre paura, soprattutto paura, odio, aggressività, le emozioni che già conosciamo. Senso di impotenza, il senso di impotenza viene tantissimo sfruttato, il fatto di sentirsi inadeguati, il senso di inadeguatezza, bellissimo, perché ce l'abbiamo tutti. Tutti abbiamo il senso di inadeguatezza, stiamo in un posto, stiamo con una persona, chiunque, anche sul lavoro, ci sentiamo inadeguati. Ho sbagliato, cosa ho sbagliato, cosa ho fatto? Questa, che può sembrare una cosa innocente, nutre, è un senso di inadeguatezza che va a nutrire sempre questa entità. Poi, che voi crediate o meno l'entità, non importa. Basta che pensiate che va a nutrire le forme pensiero di cui abbiamo parlato finora. Questo già è sufficiente. Perché, come dicevamo, ci sono queste forme pensiero enormi, tutte le volte che noi proviamo un'emozione negativa andiamo a nutrire queste forme pensiero, le quali ricadono a pioggia su tutto il pianeta. Per cui il fatto che noi proviamo dei fastidi, degli odi qui con il nostro vicino di casa o con altri nel nostro piccolo condominio, fa sì che in Africa stiano peggio e si ammazzino ancora di più, capite? È proprio il principio della pioggia: sale da terra, va nelle nuvole e si scarica da un'altra parte. Quindi un'emozione negativa sale da noi, va a formare queste egregore enormi, queste egregore girano su tutto il pianeta. Il nostro odio va a causare qualcosa di terribile in Palestina. È proprio così che succede, ne parlano anche l'Ibiter, la Pesant, è proprio un principio che è già stato assodato. È il nostro odio che aumenta l'odio che c'è sul pianeta. Quindi io vi ho fatto questo discorso parlandovi degli esseri diabolici eccetera, ma è un discorso che funziona indipendentemente dal fatto che voi crediate o meno a queste cose. Certo, dovete credere che quando provate un'emozione questa emozione va da qualche parte. Il discorso di oggi partiva dal presupposto che quando proviamo qualcosa, questo qualcosa influenza gli altri. Noi dobbiamo fare da punto di riferimento per gli altri, quindi non solo prenderci la nostra croce come c'è scritto nel Vangelo, ognuno deve prendere la sua croce, ma riuscire a prendere parte della croce del mondo per aiutare anche gli altri, visto che dal momento in cui avete una conoscenza avete anche la responsabilità. Quindi stasera io vi ho fregato perché vi ho dato delle conoscenze che in parte la maggior parte di voi già sapevano, va bene, comunque ancora di più avete una conoscenza che adesso vi costringe a una responsabilità. Voi adesso sapete che cosa succede tutte le volte che vi arrabbiate, sapete che cosa succede perché siete schiavi di una forma pensiero, e sapete che inoltre questa arrabbiatura va a nutrire determinate entità, che siano entità diaboliche, che siano forme pensiero, che però poi faranno star male gli altri, altre persone. È per questo che si dice da sempre che noi siamo responsabili della salute del pianeta, responsabili di ciò che succede nel mondo. È in questo senso, mica in senso metaforico, astratto, siamo responsabili dei mali del mondo. No, fisicamente siamo responsabili dei mali del mondo. Se io provo odio, sto facendo male a qualcuno da qualche parte. E il principio del karma deriva proprio da questo. Cioè, uno degli aspetti del karma è questo. Tutte le volte che provo odio per qualcuno, io faccio male sia a quello a cui provo odio, sia a un sacco di altre persone che io neanche immaginavo. Per questo che poi mi arriva addosso qualcosa di moltiplicato. È importante sapere questo, anche per come agire. È importante anche dirle queste cose. Quando siete con gli amici, quando... a riuscire ad avere interiormente questo atteggiamento, l'atteggiamento di qualcuno che sa queste cose, che sa cosa sta succedendo, serve anche solo a livello di vibrazione, star lì anche senza parlare, perché poi parlare tanto, succede che più uno parla più fa confusione, più uno parla, anche se uno ha letto tanto, è vero, serve leggere tanto, però poi se quelli che avete intorno non sono così abituati a leggere, non hanno il mentale così allenato, il fatto che parliate tanto non fa entrare di più le cose.
Mentre il fatto di star lì con l'esempio, portando un esempio di un certo tipo di vita, questo entra nelle persone, entra proprio a livello profondo, come esempio simbolico, perché diventa simbolico. Quindi loro non si ricorderanno di cosa avete fatto o non fatto, ma a livello inconscio, il fatto che voi magari in una determinata occasione non vi siete arrabbiati, quando sono arrabbiati tutti gli altri, questo rimane registrato nelle persone, rimane registrato come un qualcosa di particolare. Le sofferenze, fino a quando non siamo completamente centrati nell'anima, le sofferenze arrivano, quindi non le scegliamo. Semplicemente a un certo punto, vivendo, ci succede che l'amico, il parente, qualcuno manca, viene a mancare, qualcuno si ammala, ci succedono delle cose a noi. Tutto questo è una sofferenza, sono sofferenze che fanno parte della nostra croce. Prendere la propria croce cosa vuol dire? E cosa vuol dire offrire le proprie sofferenze? Ha un significato ben preciso, vuol dire non lamentarsi delle proprie sofferenze, cioè non dare la colpa all'esterno delle proprie sofferenze, che è ciò che fanno tutte le persone. L'importante è che quando soffro poi, io non do la colpa agli altri delle mie sofferenze. A parte situazioni particolari dove effettivamente ci sono i flagellanti, come diceva lui, a parte quelle situazioni lì estreme, io sto parlando di situazioni normali nostre, nelle nostre situazioni normali, quando soffriamo noi cosa facciamo? Rifiutiamo di prendere la croce su di noi, cioè ho la malattia, è colpa del virus, cioè io sono qui, la colpa è del virus, l'incidente con l'auto, la colpa è dell'altro, guidava male, l'incidente, qualsiasi altra cosa che succede, mi ha abbandonato la mia ragazza, è colpa della mia ragazza, colpa sua, mi hanno licenziato, colpa del capo, colpa di una società che fa schifo. Ma c'è qualcuno che dice mi hanno licenziato, è colpa mia? Che poi non si può parlare di colpa, però sono io la causa di ciò che mi sta succedendo. Prendere su di sé la propria croce vuol dire solo questo, perché tutto ciò che noi riferiamo all'esterno e diciamo è colpa di qualcun altro, è colpa degli eventi, colpa della situazione, vuol dire demandare a qualcun altro la responsabilità per ciò che noi siamo. Quindi Gesù voleva dire semplicemente: prendete su di voi ciò che è vostro, non datelo agli altri, non date a Berlusconi la colpa che non trovate lavoro, che avete pochi soldi, o a qualsiasi altro governo, o ad altri perché c'è la guerra nel mondo. C'è la guerra nel mondo, ve l'ho detto prima, perché voi provate dell'odio verso il vostro vicino di casa quando vi sposti il tappetino fuori dalla porta. È per quello che c'è la guerra nel mondo, perché tutti questi odi moltiplicati per 6 miliardi e mezzo fanno sì che ci sia la situazione che c'è oggi. E questo, ci siamo noi sulla terra, mica c'è qualcun altro. E quelle entità a cui ho accennato prima possono nutrirsi solo se noi glielo permettiamo. Quindi anche dare la colpa al diavolo, che la Chiesa a volte dice la colpa del diavolo, no, la colpa è mia, il diavolo sfrutta quella situazione, è sempre nostra. Questo significa prendere la croce su di sé e assumere la responsabilità per la propria sofferenza. Nel momento in cui io mi assumo questa responsabilità e dico da oggi non mi lamento più perché sono io che devo cambiare se voglio smettere di soffrire, in questo momento avviene un'operazione alchemica che è la stessa che è avvenuta quando Gesù era sulla croce, un'operazione alchemica che riguarda la guarigione della terra. Questo significa soffrire consapevolmente. Non do più la colpa a nessuno, la mia sofferenza me la lavoro io dentro, facendo questo aiuto gli altri, cioè sto aiutando il pianeta, perché un pezzo di quell'egregora viene presa, lavorata e trasformata in amore, viene fatta passare da qua a qua, entra qua ma passa qua, esce da qua, capite? Ed è questo il lavoro che facevano, che fanno ancora tuttora. Infatti non è un caso che nel Tibet tutti i monasteri siano stati fatti fuori, perché i monaci, le famose suore di clausura, criticate da tutti perché si allontanano dal mondo, in realtà fanno un lavoro di pulizia. Migliaia di persone che stanno chiuse in monasteri a pregare e a meditare fanno un lavoro di pulizia del pianeta, quello che dovremmo fare noi nella vita quotidiana. Noi abbiamo scelto di fare una vita quotidiana come anime, loro hanno scelto di farlo in clausura, ma è uguale. Il lavoro di pulizia possiamo farlo tutti quanti. Tutte le volte che prendiamo noi la nostra responsabilità su ciò che ci succede, tutte le volte che la prendiamo su di noi, facciamo questo lavoro di trasmutazione. Cioè sulla terra c'è meno sofferenza. Bisogna proprio farla entrare, tanto la rabbia entra di qua, farla uscire di qua però, portarla a un livello superiore.
allora io posso essere un monaco nel mondo, cioè posso essere un monaco a casa mia, un monaco sul posto di lavoro, uno che agisce come un monaco. Qualsiasi cosa ricevo la trasformo, non che qualsiasi cosa la ricevo la butto in faccia a qualcun altro, che è quello che facciamo sempre. Non fatevi prendere il senso di colpa, ripeto, lo facciamo sempre, lo facciamo tutti. Qualcuno è più preso da certe cose, qualcuno più da altre. Sappiate quello che si può fare. Io sono qui a dirvi quello che si può fare, non quello che dovete fare. È chiaro che è così. Però le persone di solito non sanno neanche cosa si può fare. Si può fare qualcosa di incredibile, trasmutare il pianeta attraverso la sofferenza. Poi è chiaro che un giorno si riuscirà a fare tutto questo senza sofferenza. si spera, è sicuro. Un giorno non dovremo neanche passare dalla sofferenza. Tutto entrerà di qua e uscirà di qua. Questo, a questo si deve arrivare. Però intanto, visto che c'è, usiamola e trasformiamola. Anche perché, vi dicevo, queste entità sono tenute in vita da noi. Fanno di tutto perché noi continuiamo a essere schiavi, dominano il mondo da un certo punto di vista anche nella materialità, perché comunque ci sono persone, e qui, però c'è scritto su un libro, ci sono persone che vendono l'anima al diavolo, letteralmente. Questo mito di cui si è sempre parlato, in realtà è una cosa vera, se no non se ne sarebbe parlato. Non c'è tempo di parlarne adesso, vi dico due parole. Uno può decidere consapevolmente di dedicarsi esclusivamente alla materia e alla personalità, e quindi di acquisire più potere a livello di personalità, potere economico, potere sulle altre persone, di acquisire più soldi, donne o uomini, successo, in cambio del far passare attraverso di sé una determinata forza, cioè incarnare una forza diabolica, invece che incarnare il Cristo. C'è qualcuno che decide di dedicarsi solo all'anima e allora verrà utilizzato dal Cristo e quindi diffonderà il Cristo tutte le volte che parla, che fa arte, a seconda di quello che uno fa. C'è qualcuno che invece decide di dedicarsi, di dissacrarsi completamente alla personalità, perché consacrarsi non sarebbe di dedicarsi completamente alla personalità al punto tale da volersi staccare dall'anima, quindi taglia i ponti, esattamente come a un altro livello era già stato fatto dall'entità diabolica, taglia i ponti, però a quel punto diventa anche lui un vampiro, cioè uno che vampirizza le altre persone e le altre situazioni, è costretto a prendere l'energia da chi è intorno. Questo è richiesto da questa entità, cioè a loro serve che ci sia qualcuno che vende loro l'anima, che lavora per loro, proprio perché loro per manifestarsi nella materia hanno comunque bisogno di un tramite, così come ha bisogno di un tramite il Cristo, che utilizza persone, che utilizza i discepoli in tutto il mondo. Allo stesso modo anche queste entità hanno bisogno di discepoli che canalizzino quel tipo di energia. Hitler era uno di questi discepoli, erano addirittura 12, facevano dei riti particolari, si riunivano in un castello famoso che c'è in Austria, dove avevano questi riti, dove canalizzavano queste forze diaboliche. Infatti si chiamano i 12 apostoli neri di Himmler, che erano poi i 12 capi, i 12 gerarchi dell'SS. Nei suoi discorsi Hitler si vedeva che era posseduto, ma anche tutti i testimoni, è una cosa che è sempre stata detta, se andate a leggervi dei documenti c'è proprio scritto, era posseduto quando era in pubblico, era un omino normale quando era nella vita privata. E probabilmente era così anche Gesù, dall'altro lato, cioè quando faceva il discorso della montagna era letteralmente posseduto da Dio in persona, quando era con i suoi discepoli parlava ai discepoli. Certo, c'era sempre dentro quell'energia che passava, però sono dei momenti diversi, quando uno può far passare una certa energia e quando invece è più normale, diciamo. Beh, questo potrebbe, giusto per chiudere, potrebbe farvi capire come sia possibile diventare apostoli bianchi semplicemente utilizzando il metodo di cui vi ho parlato prima. Potete diventare tutti dei portatori di un'energia cristica, poi chiamatela come volete questa energia, perché magari qui c'è qualcuno che è buddista, qualcuno induista, è l'energia più elevata, ecco, l'energia dell'assoluto. Potete diventare tramite e strumenti per l'energia dell'assoluto, per portarla sulla terra, ed è fantastico, perché portate proprio un fuoco, avete un fuoco interiore che esce e che serve a canalizzare quell'energia, a cristificare la terra. È un bel compito, anche bello, anche perché non dovete fare niente voi andate in un posto e fate quello che dovete fare.
c'è qualcuno che fa al vostro posto. State lì, venite messi in un posto, venite portati come un piccolo robot, venite messi lì, vi passa quella cosa e poi venite riportati a casa. Non dovete fare nulla, non dovete neanche pensare troppo. È un compito abbastanza semplice, potete farlo nella vostra vita normalmente. Chi fa il terapeuta, chi fa l'artista, chi anche fa il panettiere, chi fa qualsiasi cosa, con i vostri amici, come dicevo prima. Potete essere con i vostri amici e essere diabolici o essere angelici. Decidete voi, in una serata in pizzeria, potete essere diabolici, cioè reagire in modo duale a qualsiasi cosa venga detto, e avallare qualsiasi cosa venga detto di duale, cioè uno comincia a dire io preferisco Berlusconi, io preferisco Prodi, e voi anche voi, no, io preferisco questo, io preferisco questo. Potete essere duali tutta la serata, oppure potete avere dentro questa vibrazione. Source de la vie.